Scoprire il comprensorio dell'Alto Chiascio nell'Umbria di Nord-Est è un'esperienza eccezionale. Un territorio ricco di bellezze naturalistiche, paesi, borghi, rocche, eremi, pievi, chiese e castelli. Luoghi che aspettano solo di essere ammirati, vissuti e riletti con gli occhi attenti e curiosi dei contemporanei. L'Alto Chiascio è anche terra di prelibatezze gastronomiche genuine e gustose, generosa di prodotti tipici legati alla collina e alla montagna. Dal tartufo ai funghi, dal miele alle marmellate, dai salumi ai formaggi, dall'olio d'oliva ai vini. La nostra gastronomia, e quando dico nostra, ovviamente mi riferisco al comprensorio interamente, erroneamente viene considerata una cucina povera. E così non è, perché è una cucina ricca di varietà, di gusti, di storia e soprattutto di tradizioni. È chiaro che è una cucina che proviene dalla civiltà contadina, ma questo è un merito della nostra cucina, che è rimasta inalterata nel corso dei secoli. Da Gualdo Tadino, Val Fabbrica e Gubbio, alla spettacolare Serra di Burano al confine con le Marche. E poi i contrafforti della dorsale appenninica che fanno da quinta ai comuni di Fossato di Vico, Sigillo, Costacciaro e Scheggia, con le propaggini del Monte Catria e il massiccio del Monte Cucco. Proprio ai piedi di quest'ultimo comincia il viaggio attraverso i prodotti tipici del territorio eugubino gualdese. Lì, dove le coltivazioni biologiche hanno riportato la produzione dei legumi, che oggi sono tornati ad occupare il ruolo nutrizionale che a loro spetta da sempre. Qui si sono sempre coltivati diversi legumi, tra cui la lenticchia, la cicerchia e tanti cereali. Il più famoso e magari il più attaccato al territorio è il farro triticum di coccum. Questi legumi e cereali sono, erano e sono ancora tutt'oggi una grande ricchezza, e su questa ricchezza si sono potute costruire delle attività economiche che hanno poi avuto un discreto successo a livello italiano ed internazionale, proprio perché la bontà di questi prodotti, ecotipi originali, coltivati secondo i metodi dell'agricoltura biologica e mantenendone inalterato i principi, quindi il gusto autentico del prodotto, hanno poi trovato un ottimo riscontro su diversi mercati.